Hop. 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 Wow, guarda, Yukari, sto per battere il record. Bella forza, sono anni che facciamo gli stessi giochi e ormai li conosciamo come le nostre tasche. Il povero Jack non può comprarne altri. Sono troppo costosi. Accidenti, non riesco proprio a capire perché mi sono messo a giocare con una mezza cartuccia come te. Avanti, prendi la pallina e finiamo questa stupida partita. Accidenti, ragazzi, che colpo! Non avevo mai visto niente di simile. Che colpo di fortuna, ho trovato un gettone. Farò una partita qui. Ma dove sono? Dai, ping pong! La pallina... Ma un flipper! Bene, signore e signori, oggi si inaugura la meraviglia delle meraviglie, il Future Game, la più grande e avveniristica sala giochi della città. Che cosa? I giochi sono straordinari, mega galattici. Simulatori di volo interstellare, cabine bascolanti e tanto, tanto altro ancora. E in occasione dell'inaugurazione, Cesare, il proprietario del Future Game, farà giocare tutti gratis. Accidenti, oggi non è proprio giornata. Ma non c'è più nessuno. Finito, è tutto finito. Ora ho perso anche i pochi clienti che mi erano rimasti. No, non ti preoccupare, vedrai che torneranno. Ormai io sono solo un povero vecchio e i miei giochi sono vecchi quanto me. Mi farò da parte e inventerò qualcosa per sbarcare il lunario. Inventare? Questa potrebbe essere un'idea. Andiamo, voglio parlare con zio Leonard. Poveri illusi, tutti pensano che Future Game sia una semplice sala giochi. In realtà nasconde un segreto che mi farà diventare potentissimo e ricchissimo. Sveglia! Okay, seguitemi nei sotterranei, gli scienziati mi aspettano. Che ne pensate del mio piano? Non è strabiliante? È davvero geniale, capo! A che punto siamo? Stiamo simulando il comportamento del robot distruttore, capo. Sembra che tutto funzioni perfettamente. Guardate! Future Game in realtà nasconde questo terribile robot distruttore. È il primo esemplare di un esercito di robot che ben presto invaderà la Terra. Non è bellissimo? Sì, bellissimo! Costruirò sale giochi in tutto il mondo e ciascuna di esse al momento opportuno si tramuterà in una terribile macchina da guerra. Il mondo sarà ai miei piedi. Diventerò incredibilmente potente e immensamente ricco! Tommy, sono ore che aspettiamo il professor Leonard. Non preoccuparti, Yukari, lo zio sta per tornare. Mi hai colpito, Metsuko! Salve, ragazzi! È arrivato quello che aspettavo da tempo. Non sto più nella pelle. Finalmente è arrivato il pezzo mancante. Guardate, guardate, ragazzi! Grazie a questa scheda magnetica potrò far funzionare l'invenzione che ho messo a punto per aiutare il vecchio Jack. Siete contenti? Evviva! Evviva! Professore, lei è un vero tesoro! Con il suo aiuto la vecchia sala giochi non dovrà chiudere i battenti! Lo spero, ma voi ragazzi dovrete aiutarmi! Su, andiamo in laboratorio! Sì! Ora state bene a sentire! Questa macchina cattura gli impulsi elettrici del pensiero, li trasferisce nel computer e li restituisce sotto forma di immagini. Io non capisco, zio Leonard, che cosa vuol dire? Ora vi faccio vedere, attiviamo il sistema e vediamo se funziona. Devo concentrare. Pensare a qualcosa del mio passato. Sì, quando ero ragazzo e facevo i miei primi esperimenti. Con i pochi mezzi che avevo cercavo di studiare l'atmosfera. Non era un lavoro semplice e comportava qualche difficoltà. Beh, fortunatamente gli esperimenti mi davano delle belle soddisfazioni. Anzi, io stesso mi meravigliavo della loro perfetta... quasi perfetta riuscita. Ah, che bei tempi! Ehi, ma che sta succedendo? Guarda, zio Leonard, il tuo ricordo è diventato un... Un videogame! Ora capite a cosa serve?
Questa macchina tramuta i ricordi in videogiochi. È anche divertente. Mi scusi, professore. Coraggio, ragazzi, ora tocca a voi. Comincia tu, Tommy. Non aver paura, basta concentrarsi e poi la macchina farà tutto il resto. Mi viene da pensare alle ragazze. Questa era proprio carina. E questa poi? Anche questa. Oh, e questa un po' meno, eh? Questa invece mi aveva proprio stregato. Ah, che ricordi meravigliosi. Veramente meravigliosi. Ma Tommy, a cosa stai pensando? Ci deve essere un'interferenza. Penserò a qualcos'altro, aspettate solo un momento. Ci sono! La gara motociclistica a cui ho partecipato. Quella sì che è stata un'avventura memorabile. I concorrenti erano agguerritissimi e disposti a tutto pur di vincere la competizione. Il comportamento di alcuni piloti era veramente poco leale e quasi tutti cercavano di fare i furbi. Ma il concorrente più temibile di tutti era Cesare. Il boss era molto forte e, come al solito, molto scorrente. Tra i tanti, c'era anche chi scherzava col fuoco. Ma finì per rimanere scottato. Comunque, la vera lotta era tra me e Cesare. Eravamo alle battute conclusive della corsa e Cesare, invece di concentrarsi sulla gara, sghignazzava. Sembrava avere in mente qualcosa. Mi affiancò pericolosamente. Era vicino, sempre più vicino, ma non riusciva a superarmi. Comunque, ero preoccupato. Avevo capito che Cesare voleva bucarmi una gomma. Ma la buona sorte mi diede una mano ancora una volta. Cesare danneggiò solo se stesso e di conseguenza finì fuori gara come un pivello. Ormai il campo era libero e così mi aggiudicai la vittoria. Mi risuona ancora nella mente l'ovazione che mi tributò il pubblico. Wow! Sembra un bel videogioco! È divertentissimo! Sono sicura che sarà un gran successo! L'idea di trasformare i ricordi in videogiochi è assolutamente geniale, zio. Oh, via, Tommy! Essere un genio è il mio lavoro, che c'è di strano? E poi aiutare il vecchio Jack per me è un vero piacere. Oh? Andate però, riprenderemo gli esperimenti più tardi. Bene, ora per Paco, chi può essere pronto? Splendido, finalmente ci siamo. Presto potrò attivare il mio robot. Ark, Dark, svegliatevi, brutti pelandroni. Sì? Babbei, sembrate in letargo. Sta per arrivare il grande momento. E guai se qualcuno oserà mettermi bastoni tra le ruote. Guai a chi cercherà di fermare il grande Cesare! Non mi sembra vero. Presto tutta la terra sarà ai miei piedi e io sarò l'uomo più potente, l'uomo più ricco, l'uomo più famoso, l'uomo più affascinante, l'uomo più bello del mondo! Sì! L'uomo più bello del mondo! Possiamo essere orgogliosi di noi stessi. I nostri videogames sono straordinari. Speriamo solo che bastino per battere la concorrenza di Cesare. Guarda qui! La pubblicità di Future Game è su tutti i giornali. Ma è sleale. Già. Non preoccuparti, non può esserci un gioco più divertente di quello delle moto. Vedete, ragazzi, la pausa è finita. Dobbiamo inventare qualche altro gioco di successo. Ma quale? Io ho un'idea, Matsku. Possiamo fare un gioco musicale. Sì, ottima trovata, Oscar. Andiamo in laboratorio, ci proveremo subito. Siamo sicuri che non sarà pericoloso? In effetti bisogna fare attenzione. La scheda è compatibile solo con questa macchina. E se viene usata diversamente, gli effetti saranno imprevedibili e catastrofici. Che mi vuole sostituire? Non mi sento tanto bene, sono raffreddato. Mi fischiano le orecchie. Oscar, tu non hai il naso e nemmeno le orecchie. Ma ho tanta fifa che non so a cosa pensare. Vediamo cosa ricordo. Allora... Ricordo di non aver pranzato, per esempio.
Quello sì che era un piatto prelibato. Che grande abbuffata quel giorno. Sono stata a un passo dall'indigestione. Peccato che sulla terra il cibo a volte lascia a desiderare. Ma ho comunque tanti dolci ricordi. Oscar! Forse sarà meglio che pensi a qualcos'altro, ad esempio... sì, quella volta in Africa, quando catturarono il dinosauro. La povera bestia venne narcotizzata dagli uomini di Cesare. Si addormentò in un baleno e iniziò a barcollare pericolosamente in direzione del lago. Oh no, il dinosauro è svenuto e sta per finire nel lago. Affogherà di sicuro. Presto, Oscar, dobbiamo salvarlo. Nella cabina ci sono i comandi che regolano le chiuse della diga. Presto, Oscar, bisogna svuotare il lago. Accidenti, Mitsuko. Fai presto! Avanti, dici cosa fai qui? Che Tommy? Proprio così, ti scimmioni! Accidenti, i comandi non funzionano! Oh no, il bomber jet non si gonfia! Vediamo! Evviva! No! Molto bene, il dinosauro è salvo. Maledetto Scorpio, sempre fra i piedi. Ma ora faremo i conti. Oh, che male, che male, che male! Questa la pagherai cara. Fa male? Tommy, dove sei? Ora sono in salvo. Finalmente. La cascata! Fortunatamente alla fine Tommy si salvò e tutto finì nel migliore dei modi. Allora, come sta venendo? Non c'è male, Oscar. Niente male. Oh, accidenti. Meglio ai miei tempi, quando giocavo a pallacorda. Ma dove sono Tommy e Yukari? Sono andati da Jack a consegnare il primo pacchetto di giochi. Beh, se qui abbiamo finito, li andrò a raggiungere. Benvenuti a Future Game! Benvenuti a Future Game! Per tutti i violini, Metzger! Non è una sala giochi, è un film di fantascienza. Beh, voglio proprio dare un'occhiata. Sì, Metzger! Forza! Oh! C'è proprio tutto! Oh no, anche Cesare! Spero proprio che non mi vedo il sospetto di non essergli troppo simpatico. Avanti, venite con me. Oh no, viene da questa parte. Vedete, questi stupidi ragazzini sono la copertura ideale. Chi mai potrebbe sospettare di un innocente sala giochi? Ehi, questa cosa non funziona. Dannata gente, dammi la monetina, che era pure falsa. Meglio nascondersi da un'altra parte. Sì. Forza, ragazzi, ora di andare, si chiude. E adesso come faccio ad uscire di qui io? Oscar è venuto a cercarci. Noi non lo abbiamo visto, zio. A me ha detto che vi avrebbe raggiunto dal vecchio Jack. Vieni, Yukari, andiamolo a cercare. Accidenti, sta facendo buio e di Oscar non c'è nessuna traccia. Tommy, Yukari. Ciao, Amy. Allora, che cosa state facendo? Una passeggiata romantica? Magari, ma stiamo cercando Oscar. Era qui, a Future Game. Anche se a ripensarci ricordo di averlo visto entrare ma non uscire. Grazie per l'informazione. Ciao, ciao ragazzi. Forse è rimasto chiuso dentro, controlliamo. Spero che non ci siano allarmi che suonino. In fondo sono solo in una sala giochi, mica al Louvre. Ehi capo, c'è un intruso.
Che cosa? Non è possibile! È quell'alieno in piccione che ci fa qui! Dove credi di ficcare il naso, Scorpio? Prendetelo! Sembra che non ci sia nessun modo per entrare! Allora aggrappati a me, Yukari! Proveremo dall'alto! Vieni qui! Attento allo cervario! Bravissimi, li avete presi! Così si trattano le signore! È giunto il momento del Katonga Dance! Oh, il Katonga no, ti prego! Abbiamo avuto un'infanzia difficile! Oscar, sei certo! Molto meglio di quegli scimmioni, Metzko! Ma che fa adesso? Si mette a giocare! Ehi, Cesare, vuoi un gettone? Che sta succedendo? Ehi, voglio presentarvi un amico! Quello che molto presto mi aiuterà a conquistare il mondo! È incredibile, avete visto? I videogames sono i componenti di un mostro meccanico! Adesso iniziamo il collaudo! E ora chiamatemi Nanerottolo se ne avete il coraggio! Ah! Il topo è infuriato, Pesco! Aiuto, mi stritola! Chi è Tato? Preso! La scheda di zio Leonard! In effetti bisogna fare attenzione. La scheda è compatibile solo con questa macchina e se viene usata diversamente gli effetti saranno imprevedibili e catastrofici. Tommy, aiuto! Yukari, inserisci la scheda nel robot! Il mio bel robot! Guardate, i giochi stanno diventando reali! Ma com'è possibile? E questa che roba è? Ehi, ma allora da qui sono in grado di comandarli! Tutti quanti all'attacco, allora! Yukari, proviamo a installare i nostri giochi! E adesso giocheremo una super partita! È brutta qui! Non ce la faremo mai! Sono troppi! Ma tu sei Lara Soft, la regina dei videogames! Barbie, sono dei bambini! Questi dannati pupazzi non rispondono più ai comandi! È lui il responsabile di tutto! Quello vale almeno 100 cuglie! Colpiamo! Qui non si passa! Siete spariti per sempre, finalmente! Che storia incredibile! Non vedo l'ora di raccontarla allo zio Leonard! Videogames che sono diventati reali! Ma che cosa avete bevuto, eh? Ma sì! Comunque, con i vostri giochi avete salvato il mio locale! C'è la fila! E dire che i miei clienti erano spariti! A proposito di sparire, Mozgu, che fine avrà fatto Cesare? Capo sicuro di stare bene! Oh, ragazzi miei, che gioia rivedervi! Fatevi abbracciare! Non preoccuparti, capo, ti salveremo noi! Sì, abbatteremo anche il record!